Succede ogni giorno. Migliaia di trapianti nel mondo rinnovano l'equazione della vita. Per salvare qualcuno, bisogna che qualcun altro muoia. Con l'Arrampicante, edito da Liberaria, Davide Grittani, alla sua terza pubblicazione, si misura con una trama importante e affronta il tema del valore del dono, su come è difficile riconoscerlo, su come arduo meritarlo e infine su come è categorico dimenticarlo. Davide, cosa rappresenta per te il dono? Per me rappresenta una cosa con la quale non facciamo i conti mai abbastanza, nel senso che è diventata una specie di atto dovuto nei confronti di chi lo fa, ma soprattutto da chi lo riceve. E con questo libro ho pensato in qualche modo di affrontare questo rapporto con le cose che sono state donate, a cominciare dalla vita, che poi forse è il dono più significativo che c'è. Il giornalista e scrittore foggiano invita il pubblico della sua città ad immergersi in questa trama fitta e vincente sull'incapacità degli uomini di rendersi conto del privilegio che gli è stato concesso attraverso la vita. Una storia realmente accaduta agli inizi degli anni 90 che l'autore ha ricostruito recuperando per intero fatti e misteri, mescolando con cura una trama d'altri tempi e personaggi e circostanze dei nostri giorni. L'autore ci porta nelle Marche. Un episodio di cronaca di una persona che si era tolta la vita subito dopo aver ricevuto in dono un cuore. Questo mi ha fatto capire di quanto sia molto più profonda la connessione dell'etica del dono con il dono stesso, cioè di quanto sia molto più importante pensare cosa c'è dietro un atto del genere anziché archiviarlo come una normale pratica nella vita delle persone. Questo mi ha spinto in qualche modo a parlarne all'interno di un romanzo, anche se il romanzo non si occupa soltanto di questo. La dedica finale a Giancarlo Ravidà, che è un ragazzo di 19 anni che è scomparso il 3 di gennaio del 2015 in seguito a un gravissimo incidente stradale e che scomparendo ha donato 9 organi, cioè salvando la vita di 9 persone. Che tipo di lettore vorresti che avesse tra le mani questo tuo romanzo? Un lettore disobbediente, disordinato, maleducato anche, perché la storia è una storia abbastanza crudele, ma anche un lettore con un profondissimo senso della coscienza, capace di interrogarsi su una cosa così intima come il rapporto con se stessi, quello che poi alla fine ti fa dire sono in pace con quello che ho dato e quello che ho ricevuto. Ma questo senso di pace te l'ha lasciato anche a te questo romanzo alla fine? Che bella domanda, non so, non credo, chi scrive è sempre in qualche modo tormentato, però mi ha lasciato l'idea che provare ad essere migliore di quello che si è non è una cosa così lontana da noi e non è una cosa così difficile da poter realizzare.